Ehi, bentornati! In realtà non mi aspettavo nemmeno io di fare questo video, ma ieri l'artista di questo video ha comunicato su Instagram che sarebbe uscito un suo nuovo solo e quindi facciamo la reaction. Non l'ho fatta uscire nel momento in cui usciva la canzone perché è Natale, quindi è un giorno un po' particolare. Diciamo che le 2 del pomeriggio non sono l'orario migliore per un video il 25 di dicembre. Ne approfitto anche per farvi gli auguri di Buon Natale. Ragazzi, auguri e grazie mille per tutto il supporto che mi avete dato durante quest'anno, quindi grazie, grazie, grazie e grazie anche per l'espansività che mi avete dimostrato finora. Comunque, il video di oggi sarà di SoMe. TikTok mi ha messo un po' in crisi perché io ero convinta che si dicesse SoMe, avendo visto i vari Variety Produce 101, lo dico all'italiana, più 16, più altri programmi, lei tutte le volte, anche quando si presentava, la chiamavano e si chiamava SoMe. Però nel momento in cui ha aperto il suo canale YouTube, lei pronuncia il suo nome SoMe. Io la continuerò a chiamare come ho sempre sentito nei Variety e come si chiamava lei prima di... Quando avrò la sicurezza che è SoMe, la chiamerò SoMe, però per ora per me è ancora SoMe. Tra l'altro ho aperto da nemmeno un mese un account di TikTok, quindi se dovesse interessarvi il K-pop, seguitemi su TikTok perché vi parlerò di qualche curiosità. Bene, bando alle ciance, iniziamo a guardare il video. Sono super in hype per questo video perché è il terzo singolo che fa quest'anno. Considerate che ha debuttato 2 anni fa come solista e prima di quest'anno aveva fatto solo altri 2 singoli. Quindi è assurdo pensare che quest'anno sia boom, esplosa e ne abbia fatti 3. Tra l'altro, le precedenti canzoni di quest'anno, EXO-EXO e Dum Dum, mi hanno fatto impazzire. Non vedo l'ora di vedere questa che si chiama Anymore. E non so se è il continuo degli altri video o se è una storia a parte. Allora, iniziamo già in bianco e nero. Che si colora? Ha già un trucco molto powerful. Powerful. E sta iniziando tutto in inglese. Sigaretta? Che poi non sembra tanto sigaretta, però no, era un fiammifero. Perdono, fiammifero. Sigarette, alcol e canzone tutta in inglese. È impazzita. Tra l'altro mi sta già piacendo tantissimo la canzone. C'ha un po' tanto tipo di autotune in certi punti. Ok, è carina, ma vi dico già una cosa, questo non è K-pop. Almeno così a primo ascolto mi sembra più pop americano che K-pop. Mi piace, perché io ad esempio amo tantissimo Taylor Swift, quindi mi ricorda più Taylor Swift che i suoi single di K-pop. E non so se è un post essere stata lasciata, cioè post aver lasciato l'ex o cosa. La canzone, almeno nel primo minuto e 40, è tutta in inglese. E davvero, continua a ripetere, secondo me questo è più pop che K-pop. E infatti ha fatto anche diverse cose che la allontanano dal K-pop, come la sigaretta che alla fine era un fiammifero, l'alcol. Medicine che potrebbero essere viste quasi come droghe. È un po' tanto coraggiosa. Cose come questa, che dice tipo "It's a medicine to numb the pain", sono cose che non sono proprio viste benissimo dal pubblico coreano, quindi non lo so, forse si sta rivolgendo più a noi pubblico internazionale con questa canzone. A me piace, ripeto. E tra l'altro sta da Dio con i capelli così rosati. Un po' prugna e mi sono persa, ragazzi, ero presa dalla canzone, scusatemi. Allora, questa parte del video
non è tanto credibile, cioè sei sotto una bufera di neve con un maglione, ok, un maglione, però che ti lascia le spalle scoperte. Io sono freddolosissima, ragazzi, ce li ho i maglioni con lo scollo a barca, credo che si chiami, comunque senza spalle. Il pantaloncino corto, ho capito che c'hai lo stivale ai ni sopra le ginocchia, però non è credibile. Non, è bello, estetico, ma non credibile. Allora, immaginatevela cantata da Taylor Swift. Ce la vedo tantissimo, quindi sono stracontenta. E apprezzo tantissimo questo suo proporsi in diversi modi. Sappiate che entrerà nella mia playlist, cioè proprio ufficiale. E mi piace tantissimo il fatto che lei passi da parti a colore del video a parti in bianco e nero, senza fare nemmeno un taglio, semplicemente la transizione. Ecco, credo comunque, piccola parentesi, che Somi sia uno dei visi più belli e interessanti del K-pop. Cioè, proprio bellissima e piena di talento. Ok, la canzone è finita, mi sembra essere durata pochissimo, vuol dire che era proprio tanto godibile. Anche nella video reaction di oggi vi ho proposto una canzone totalmente diversa dalle precedenti, almeno potete vedere che il K-pop è un po' tutto, anche se continua a essere della mia opinione che questa sia più pop che K-pop, e non perché non sta cantando in coreano, ma perché non c'è presente all'interno del video una coreografia, tra l'altro non ci sono le riprese, quelle che seguono la coreografia, non ci sono tanti outfit, soprattutto outfit particolari, non c'è tanto l'aesthetic e il guarda quanto sono bella. Sì, è vero, anche la lingua influenza, non c'è la parte di rap perché più o meno ormai tutte le canzoni o quasi tutte le canzoni di K-pop contengono almeno una line, almeno un verso che sia di rap, anche se melodico. Spero che la canzone di oggi vi sia piaciuta. Io vi consiglio di seguire Somi e di ascoltarvi qualche sua canzone perché sono veramente tanta tanta roba. E ci vediamo nel prossimo video. Vi auguro ancora una volta buon Natale. Ciao ciao!